Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a scoprire insieme una nuova funzionalità che verrà introdotta con iOS 13.4 su iPad, cioè il vero cursore, il mouse, che finalmente arriva anche sui nostri iPad e iPad Pro. Ma andiamo a vedere insieme eh, come funziona e come attivarlo subito dopo la sigla, eccoci allora in questo nuovo video che come vi ho già an anticipato sarà un video molto interessante. Poiché ehm, con iOS 13.4, eh, la nuova versione che Apple dovrebbe rilasciare per tutti sia per iPhone che per iPad eh, il 24 marzo, quindi martedì, arriverà una funzione davvero interessante sui nuovi, eh, diciamo, su tutti gli iPad e iPad Pro che ovviamente riceveranno l'aggiornamento, cioè il cursore, il mouse, che è un mouse un po' particolare perché dopo andremo a scoprirlo insieme, ma perché Apple ha fatto questa decisione? Allora, nella settimana scorsa Apple eh, a sorpresa, diciamo senza un evento dedicato, ha presentato al mondo i nuovi iPad Pro. E adesso magari vi metto delle immagini, così le potete vedere, che eh, ricalcano in tutto e per tutto le, diciamo, il design e le forme degli iPad Pro che abbiamo in mente, quelli eh, insomma, quasi senza cornici che eh, Apple ha presentato nel 2018, sempre da 11 pollici a 12.9 pollici, in cui abbiamo ovviamente la il supporto all'Apple Pencil, ma eh, oltre ad un processore a 12 Z, eh, che ovviamente li rende. Più potenti della, della generazione precedente, ma neanche fin troppo. La, la, la novità davvero interessante sta nella doppia fotocamera posteriore, quindi una, eh, una lente diciamo normale, una grandangolare, e del nuovo sensore LIDAR, eh, quindi un sensore TOF, quindi Time of Fly, che praticamente con un raggio di laser va a percepire il. L'ambiente circostante e tridimensionale, ovviamente, in modo eh, millimetrico, così da rendere tutte quelle applicazioni da ora in poi, future nuove applicazioni, perché ovviamente questo sensore apre a nuovi orizzonti per gli sviluppatori e non solo, eh, porta la realtà eh, aumentata ad un nuovo livello ancora più preciso e performante. Questo poi dovrebbe essere più o meno il sensore che vedremo anche su iPhone 12, ma questo è un altro discorso. Insieme a questi nuovi iPad, Apple ha presentato anche una nuova tastiera. Se voi ricordate, la tastiera che era, mh, insomma, che c'è già stata anche dal primissimo iPad Pro, quella che si collega magneticamente e scriviamo non ha mai avuto un, tra un trackpad, quindi diciamo il pad dove sui vari PC utilizziamo il dito per spostarci, ma qui. Apple presenta una nuova Magic Keyboard eh, de definita con un particolare attacco, adesso poi vedete le immagini in cui l'iPad verrà appiccicato in maniera magnetica e rimarrà sollevato, quindi flottante, devo dire molto bella e, e particolare, ma la cosa interessante è, oltre ad avere una nuova tastiera, quei tasti butterfly, quindi nuovi, i nuovi tasti retroilluminata, quindi ancora più simile ad un Mac, Vediamo chiaramente la presenza di un trackpad, quindi il, il sensore tattile, che, appunto, con cui è possibile muoversi all'interno, per esempio, di un Mac o di un PC e andare a muovere il mouse. E quindi, eh, grazie anche alla presentazione di questo, eh, abbiamo saputo appunto che con 13.4 Apple introdurrà questo nuovo puntatore eh, su iPad. allora Già appunto con iOS 13 era stato introdotto. Avevo fatto un video, forse, in cui vi spiegavo come poter attivare una sorta di mouse, ma era molto, molto nascosto nelle impostazioni ed era una funzione di accessibilità quindi non era integrata alla perfezione del sistema. Ma invece con 13.4 che riceverete tutti sui vostri iPad e iPhone eh, e collegando un semplicissimo mouse Bluetooth o un trackpad se lo avete, Avrete a disposizione questo nuovo mouse. Quindi l'iPad diventa sempre più simile ad un pc, ma non è un pc chiaramente. Quindi, eh, dopo questa breve introduzione, adesso andremo a vedere tramite il mio iPad che ho in cui ho installato la beta di iOS 134 in cui è già presente questo trackpad, questo, eh, questo mouse, come funziona? Adesso andiamo a vederlo insieme nella demo. Eccoci qua sul mio iPad Pro da 11 pollici e come vedete come interfaccia diciamo con la nuova versione non cambia assolutamente niente. Solo che quando avremo abbinato un mouse Bluetooth e in lo inizieremo ad utilizzare, come vedrete sulla, eh, su sullo schermo, lo vedete qua, comparirà il nuovo mouse ed eccolo lì, come vedete è questo pallino che diciamo assomiglia un po' al tocco di un, di un dito ed è un mouse particolare perché come vedete già non ha la forma della freccettina e inoltre va ad adattarsi in base a dove lo utilizziamo quindi vedete come io appena mi avvicino ad un'applicazione questo si aggancia e quindi è molto più semplice andare a selezionarle come, come vedete anche qua, vedete scorro da un'applicazione all'altra e lui eh, diciamo, cambia, non va solo a sovrapporsi alle icone anche qui vedete se mi avvicino al centro di controllo questo eh, anche qui può essere attivato e ci spostiamo diciamo con questa modalità e eh, per esempio se andiamo ad aprire una pagina web come vedete io posso appunto pu scorrere il mouse quindi la rotella per andare su e giù nella pagina web poi per esempio se vado a cliccare un link anche qui diciamo va ad adattarsi eh, a quello che stiamo facendo. Anche nella barra, come vedete, di scrittura, appena io vado sopra un, una scritta, questo si adatta e diventa un, curso, un cursore di selezione. Come vedete, io posso andare a selezionare il testo, andare a cambiarlo, andare a copiarlo. Poi. Eh, ovviamente qui andando sulla barra possiamo andare ad aprire tutte le varie applicazioni aperte. Adesso per esempio se io vado in un documento di testo come vedete qui, eh, anche qui posso andare vedete, a selezionare eh, un testo, andare a, a selezionarlo, poi chiaramente qui posso andare a formattarlo. Ma eh, ovviamente adesso Pages, Numbers, Keynote, e tutte le Word, Excel e, e tutto, tutte quelle applicazioni non sono ancora state aggiornate perché chiaramente il software non è ancora uscito. Ma Apple, chiaramente e poi successivamente anche l'applicazione di terze parti, andranno ad aggiornare tutte le varie app pro di produttività per andare chiaramente a, eh, ad introdurre la nuova funzionalità del mouse. E quindi, come vedete, poi se eh, per esempio, andiamo invece ad agire a, con il nostro dito, il mouse sparirà perché non è un mouse permanente. È pensato chiaramente perché iPad è, viene utilizzato sia con le mani che eventualmente adesso anche con, questa, con questo mouse. Quindi, questo mouse, poi inoltre, se dopo un po' non lo utilizzeremo, sparirà automaticamente. E quindi, diciamo che queste sono le varie funzionalità del mouse. Che eh, insomma, per adesso non può essere eh, personalizzato, però chiaramente con l'utilizzo di un trackpad dà il suo, il suo meglio perché lì ovviamente con le varie gesture delle mani, quelle che per esempio si trovano sui Mac, quindi con le tre dita sco che scorriamo in alto o che eh, diciamo a destra e a sinistra, potremo muoverci tra le varie applicazioni poi altra cosa che non vi ho fatto vedere, per esempio, se ci spostiamo di fianco, possiamo andare ad aprire, per esempio, eh, slide over. Adesso eh, magari non funziona proprio bene, però eh, diciamo che comprende molte funzionalità eh, del mouse, ma soprattutto eh, meglio con un trackpad spero che il video vi sia piaciuto mettete un piace like al video condividete iscrivetevi al canale visitate il mio sito vi lascio il link in descrizione come anche il link per iscrivervi sui miei principali account social il canale telegram e tutti gli altri per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video spero che il video vi sia piaciuto e che appunto così da martedì in poi potrete usare effettivamente il mouse sul vostro iPad e iPad Pro e ovviamente ci vediamo in un prossimo video.